questi 5 anni di infinita tournée in cui ho incontrato migliaia di persone, una delle cose che più spesso mi capitava era di trovare persone che mi domandassero: uno, Thomas, come faccio io a rimanere con questo senso di benessere che ho avuto vedendo un film Un altro mondo, o Pachamama, o Food, o Choose Love, nel corso del tempo? Secondo me c'è un totale distaccamento tra ciò che il pubblico chiede e ciò che i media offrono. E lo dimostra il fatto che nessuna televisione ha voluto nessuno dei nostri documentari, nonostante abbiamo avuto un pubblico incredibile. Poi professionalmente mi è capitato di partecipare a tantissimi festival, nei quali ho visto cose bellissime, che volevo comprare DVD, volevo far vedere amici, e non esistono. Mi è sempre più maturata, sono 2 anni che ci penso, l'idea di creare un contenitore dove poter mettere tutti i documentari indipendenti che non trovano spazio da nessuna parte. Contenitori di film indipendenti che possono raccontare delle cose belle, perché il cinema e i documentari sono una bellissima forma d'arte. Faremo un canale che parla di economia sostenibile e che crea benessere. Gli abbonati manderanno delle storie a lieto fine. Il problema è come hanno risolto il problema. Magari questo potrebbe essere di aiuto per tutti. Faremo dei documentari di osservazione su dei personaggi che in questi anni abbiamo seguito. Il tutto sarà attivo più o meno da novembre e avrà un costo di circa 6-7 euro al mese. In questo momento c'è una campagna di preabbonamento che si chiuderà appena arriviamo a 1000 iscritti. Questi 1000 iscritti avranno una serie di vantaggi, quindi l'accesso alla TV anche da settembre. Tra l'altro oggi costa 55 euro per un anno, per cui in realtà meno di quello che costerà dopo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.